chiesto agli insegnanti che non usano le tecnologie per quale motivo non le usano e gli sono state date tre possibilità di scelta. Loro dovevano indicare un voto, diciamo, una valutazione da 1 a 4 sul peso di queste cause rispetto alla loro didattica. E quindi il fatto che l'equipaggiamento fosse insufficiente, datato o difettoso, il fatto che a loro mancassero competenze, mancasse supporto tecnico, avessero difficoltà sostanzialmente ad integrare tecnologie nella loro didattica e non avessero sufficienti modelli per un uso significativo delle tecnologie. E l'ultimo era il fatto che in qualche modo dicessero che il problema delle tecnologie non è un problema della scuola. Quest'ultimo dato è costante in tutta Europa e quindi non è stato analizzato, perché tra quelli che non usavano le tecnologie più o meno, no, la valutazione dell'incidenza di questo fattore era intorno all'1,6-1,7, quindi non è stata analizzata. Invece sono state analizzate le altre. E quindi le cause per scarse dotazioni, come vedete, no, sono significative nella valutazione degli insegnanti italiani e significativa è anche la mancanza di formazione sostanzialmente all'uso delle tecnologie rispetto alla media europea. E quindi, e questa è una slide invece che ci dice a livello europeo quali sono gli insegnanti che hanno avuto una formazione rispetto alle tecnologie. E come vediamo, noi siamo decisamente, da questo punto di vista, agli ultimi posti. E allora vediamo quali sono state le iniziative di formazione degli insegnanti sulle tecnologie. Allora, c'è stato un piano nazionale per l'informatica, che era rivolto soprattutto agli insegnanti di materia scientifica, nel lontano 85. Poi ci sono stati alcuni progetti per lo sviluppo delle tecnologie didattiche che però hanno badato più all'hardware, alla fornitura alle scuole che non alla formazione. Poi ci sono stati i vari FORTIC che si sono succeduti tra il 2000 e il 2008, poi alcuni progetti che sono stati rivolti soprattutto alle aree PON, le cosiddette aree svantaggiate che possono fruire di finanziamenti europei, e poi c'è stato il famoso piano scuola digitale, che è quello del quale si parla continuamente a livello ministeriale, quindi il progetto LIM, il progetto classe 2.0, scuola 2.0, editoria digitale, eccetera. Guardiamo i dati. Noi abbiamo 7 milioni e 800 mila studenti, abbiamo 3.666 classi, di queste il 10% sono dotate di LIM, cioè questo famoso progetto LIM ha dotato di LIM il 10% delle classi. Le famose classi 2.0 sono 416.366.000, le classi del piano di teoria digitale, ne parleremo domani perché è un altro piano pilota, eccetera, formate in Italia sono 20, le scuole 2.0 sono 14, su 8.644 istituzioni statali, che vuol dire 41.483 scuole, perché tenete conto che ormai con l'accorpamento delle scuole noi abbiamo una scuola che poi si sparge sul territorio in 10 sedi diverse, e poi dei 728.000 insegnanti della scuola italiana il 10% è stato formato all'uso della LIM, e poi qualcun altro delle 416 classi sarà stato formato all'uso delle tecnologie nel classico 2.0. Quindi ci ritroviamo effettivamente nella scuola italiana in una situazione nella quale è vero che noi facciamo una serie di discorsi significativi su che cosa sono le TIC, che servono, eccetera, eccetera, però ci troviamo anche a confrontarci con una realtà di questo tipo, che è una realtà tutto sommato nella quale ci sono alcune punte, ma poi c'è anche, no, una grande fascia di insegnanti che ancora non è stato toccato da questo tipo.